Buongiorno a tutti ragazzi, non sono sparito, ragazzi non so più come fare, ora facciamo un giro per l'officina, vi faccio vedere, poi ora ho una novità, seguitemi anche su Instagram perché abbiamo aggiunto alla falegnameria una cosa che ora vi faccio vedere e piano piano vi spiegherò, man mano perché sto imparando anch'io, come lavorare con questa cosa che ora poi vi farò vedere, ok? Però seguitemi sulla pagina Instagram a Impariamo e Ripariamo Fai da Te, perché tante cose, anzi tutte quelle che faremo con questa cosa che vi farò vedere andranno su Instagram, dove potrete poi prenderle, ok? Quindi seguitemi su Instagram e ora Impariamo e Ripariamo Fai da Te, oltre che insegnarvi anche la falegnameria, vi insegnerà, man mano che io imparerò qualcosa già ci acchiappo, poco, perché comunque è una cosa molto difficile, anzi ringrazio Andrea, un amico di White Ghost, che sono andato a trovarlo e gliel'ho ciullato, quindi grazie a lui, un'infarinatura a lui, un po' io, un po' un altro amico mio, stiamo iniziando a capire in modo e maniera da spiegarlo anche a voi. Quindi vi aspetto tutti su Instagram, Impariamo e Ripariamo Fai da Te ragazzi, facciamo crescere anche Instagram. Poi ora vi faccio fare un giro dell'officina. Diego sei sparito? No ragazzi, io ora bisognerà che cercherò qualcuno in parte IVA, qualcuno che mi dia una mano, perché comunque io non so più da che parte girarmi e mi dispiace per voi che non ho fatto più niente, ma ragazzi, credetemi, ora vi faccio vedere, sono veramente nelle curve fino alle orecchie. Facciamo un giro per la falegnameria, dopodiché vi faccio vedere cosa intendo, cosa è la novità di Impariamo e Ripariamo Fai da Te, cosa si può fare, cosa siamo riusciti a fare, cosa troverete su Instagram. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, finestre da mettere a posto, vedete? Poi qua abbiamo un locale che sto facendo, guardate, tutta roba fresca, oggi non si può fare niente, guardate come sono messo io, guardate. Porte. Ma Diego, perché non fai video? Guardate ragazzi, tavolo, pezzi ante azzurre, pezzi in terra, vedete? Pezzi ovunque, tupì, troncatrice, guardate, guardate, porte, guardate, ancora ante. E per non finire, vi faccio vedere anche di là come sono messo, guardate, tutto in diretta, mobili da fare, tavoli, sono veramente veramente inguaiato. Questa è la situazione mia da 20 giorni a ora, ho dovuto fare tutta sta roba, verniciarla, la carra, devo andare ancora a finire in loco due librerie, un bancone, un tavolo, ragazzi da impazzire. Ora però vi avevo promesso una novità, ve l'ho tenuta nascosta, ma adesso andiamo a vedere la novità nuova di Impariamo e Ripariamo Fai da Te. La novità ragazzi che abbiamo messo il laser, uno Sculpfan 20 watt. Ora oggi ho provato a fare un lavoro un po' più complesso e l'ho sbagliato, vedete? Però imparando e sbagliando ragazzi si impara, chi ha detto che io non sbaglio? Io sono il primo a sbagliare, vedete? Però questo progetto è risultato sbagliato, però ne abbiamo fatti tanti altri che sono risultati buoni, se non addirittura ottimi. Andiamo a vedere. Come la zucca di Halloween, poi ci va il lumino senza fiamma, il simbolo della mia città, l'orologio con la lanterna di Genova, ovviamente tutto personalizzabile al 100%, qua è rotondo. Abbiamo fatto persino un portafoto
con una foto stampata sopra. Vedete? Un porta matita da scrivania, porta chiavi. Tutti questi oggetti li trovate sulla pagina Instagram Impariamo e ripariamo fai da te. Quindi, per uno come me, che la tecnologia non la mastico per niente, ragazzi, passare a fare anche questi lavori è stata proprio una cosa allucinante, no? E devo dire che comunque il laser è comodo per tantissime, tantissime lavorazioni, ok? Quindi una cosa in più che aggiungeremo nel canale. Vi aspetto su Instagram. Vi chiedo umilmente scusa se non ho più fatto video, ragazzi, ma io sono in una situazione tale che, come detto, dovrò cercare o un ragazzo che ha voglia di imparare e aprirsi una partita IVA o una persona un po' più pratica, che sappia fare il suo lavoro, almeno per quanto riguarda la coloritura o quant'altro, sempre a partita IVA. Se qualcuno di voi fosse che sa fare la coloritura o quant'altro e ha partita IVA e non sa cosa fare, mi contatti via email a tonellidiego18@gmail.com. Potremmo già iniziare a pensare a qualcosina, perché ragazzi sono veramente nelle curve stratosferiche. Sta arrivando lavoro da tutte le parti. Mi dispiace non riuscire a fare più tanti video come facevo prima, però purtroppo, come dico sempre io, questo canale è un canale attivo. Non sono uno youtuber che fa lo youtuber e non fa altro. Magari fosse così, io dedicherei anima e corpo a tutti voi sempre, 100%, però purtroppo il numero di iscritti e il resto non mi dà la possibilità di poter fare ancora solo questo. Quando arriverò a un numero sufficiente di iscritti, tiro giù tutto e faccio solo questo. Per il momento ancora non mi è possibile fare questa cosa qua. Quindi per questo video è tutto, ragazzi. Spero di ripartire presto con la scuola di falegnameria. Spero di ripartire a gennaio, perché ora al momento proprio non riesco a ripartire. Spero di ripartire presto con video tutorial di lavorazioni. Ora devo fare degli armadi a muro, devo fare dei telai, dei telai, vediamo un attimino se riesco a fare qualcosa, filo muro, vedremo se riuscirò a farvi vedere qualcosa. Ma la mia non è mancanza di voglia, ma la mia è mancanza di tempo e impossibilità a fare i lavori, perché sono 15 giorni e tutti i giorni sono in queste condizioni qua. Quindi sto lavorando fuori in officina, praticamente sono sempre fermo. Per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima, continuate a seguirmi, perché comunque impariamo e ripariamo fai da te, non sparisce e non sparirà mai. Ciao!